Fuori un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Grazie a tutti i neofanchi, darvi una serata organizzata a Toscapane, che non tutti conoscono. Toscapane innanzitutto è un giornale universitario e nasce dall'idea di quattro ragazzi già nel 2008. Molti lo hanno conosciuto soltanto negli ultimi anni. E diciamo che da quest'anno c'è stata proprio la svolta, che noi abbiamo diciamo, rappresentato anche da un design diverso dello stesso giornale, perché lo conosceva già da prima. E quello che vi vogliamo mostrare questa sera è soprattutto qual è il contenuto di Toscapane stesso. In questa coppia che voi trovate abbiamo due copertine, e questo non è fatto a caso, ma è il prodotto di una collaborazione con la redazione di Trieste, dove Toscapane nasce soltanto da quest'anno. Il prossimo Toscapane che vedrete nelle vostre facoltà sarà soltanto gestito da Ferrara e ce ne sarà un altro a Trieste. Questa copia racchiude il lavoro di tanti redattori che sono anche qua, vi invito. E quello che tengo a dirvi è soprattutto che Toscapane non racchiude soltanto un lavoro di articoli e redazione che li produce, ma anche un lavoro ulteriore, un lavoro attivo, un lavoro che arriva da molti eventi, molte manifestazioni, sia del territorio che fuori. Infatti tengo a dirvi che andremo al Festival Internazionale del Giornalismo a Perugia, dove noi raccogliamo delle informazioni, quindi non di sentito dire, non da voci di corridoio, ma ci siamo veramente anche noi. Quello che vi chiediamo questa sera è che se qualcuno vuole collaborare con noi, faccia avanti, ci chieda informazioni, i contatti in ogni caso sono nella seconda pagina di questo giornale e soprattutto quello che vi vogliamo dire è il fatto che collaborare con noi non sta soltanto nel fatto di scrivere un articolo, ma molto di più. Quello che ci ha dato Toscapane in questi anni, oltre al fatto della possibilità di poter scrivere verso un pubblico ampio, perché abbiamo avuto anche abbastanza riscontri, è stato quello appunto di partecipare a molte attività. E io ricordo festival di giornalismo, ma ricordo anche attività come l'occupazione architettura, una situazione in cui noi ci siamo trovati e siamo riusciti in diretta sia tramite la radio, perché Toscapane è anche una radio oltre ad avere un sito, e a cronicizzare quello che stava avvenendo. E quindi innanzitutto ve li presento Francesco, che si occupa di attualità. Viaggi, Giulia, che si occupa di libri, Nicola di letteratura e tanti altri. Quindi quello che io tengo a dirvi è, se volete collaborare con noi, volete proporci delle idee per rendere il giornale migliore, proponendo una rubrica, proponendo un articolo diverso, un'iniziativa a cui volete partecipare, noi siamo qua per darvi qualsiasi tipo di informazione e accogliere le vostre proposte. Cedo la parola a Pietro che magari vi può raccontare più in concreto quello che sta per sostenere. Allora, come l'ha detto Fiore, sembra una cosa seria, in realtà non lo è come si può vedere da me. Il mio consiglio è quello di non aspettare di leggere le righette piccole qui della seconda pagina che non si capisce niente, ma chiedeteci direttamente adesso informazioni, esperienze, quello che vi pare, tanto noi siamo qua alla fine, insomma. Un'altra cosa, il Toscapane non è solo un prodotto che serve per intrattenere le vostre sedute alla toilette, ma anche un modo per farsi conoscere, per conoscere se stessi, per parlare, per parlarsi, è un'ottima vetrina per qualunque cosa vogliate fare. Se dentro di voi c'è un giornalista, un fotografo, semplicemente uno che ama esibirsi, come me in questo momento, insomma, potete benissimo farlo. E in più vi permette anche di, come diceva prima Fiorella, fare un sacco di cose molto interessanti, tra cui Festival di Perugia, internazionale, ottenere accrediti, potete, se vi va, se sono progetti ai quali tenete, non lo so, seguirvi la stagione teatrale al Comunale di Ferrara con un'ottima
minima riduzione, penso che abbiamo la possibilità di avere degli accrediti proprio gratis per chi abbia intenzione di seguire questa cosa, andare a concerti, mostre, insomma è una cosa che vi usa ma che potete anche usare, per cui insomma approfittatene. Ma allora, Francesco, piacere, buonasera a tutti. E, beh, oltre a quello che hanno detto loro e soprattutto quello che ha detto lui, quindi oltre a riscoprire il giornalista che c'è dentro di voi, io consiglierei anche di provare a buttarsi in un'esperienza nuova, anche perché appunto permette di non solo di appunto poter partecipare al Festival del Giornalismo qua alla Fujo, ma anche di informarsi. Nel senso di questi articoli che sono scritti sono, secondo me, anche se non sono appunto l'articolo che è sulla prima pagina del Fatto Quotidiano o della Repubblica, sono articoli che parlano di tutto e di niente, anche volendo, di cose molto semplici, che però insomma possono essere appunto interessanti e non sono appunto le solite grandi notizie, le solite grandi questioni politiche che si trovano nei giornali, nei quotidiani che leggiamo tutti quanti ogni giorno. E poi oltretutto, secondo me, almeno per me è stata anche un'esperienza positiva, perché è sempre tempo investito, nel senso che, ne so, un pomeriggio, una domenica in cui sono stufo di studiare, non ho niente da fare, invece di starmene su Facebook o al telegiornale, so che ho preso un impegno e che ho un articolo da fare per il Tascapane, allora mi informo, no? E magari scopro che questa attività, proprio dal niente a caso, mi piace. Bene, io vi ringrazio ancora per averci ascoltato, per aver partecipato a questa serata e vi lascio la voce a Cucu, che tra l'altro deve suonare, cantare, è anche il nostro nuovo redattore per quanto riguarda la pagina di poesia e design. Grazie a lui, se il Tascapane è quello che ho.